Miriamo e... Oddio! L'ho beccata nell'occhio! Tranquilla, tranquilla! Guarisci, guarisci, guarisce tutto! Andiamo, andiamo! Siete il punizione di tutta la vita! Vai, vai, vai! Passagliela, passagliela! Sì! Mi sta annoiando, giochiamo ai Nerf? Beh sì, dai, i Nerf sono molto divertenti. Però non sono sicuro che la mamma ce li farà usare. Facciamo sempre casino quando giochiamo con i Nerf. Vado a chiedergliela. Brava, bravissima, vai tu e intanto finisco di vedere la partita. Che brava sorella. Oh no, amicetti, figlia in arrivo. Mi dovrà chiedere qualcosa, lo so già. Mamma, lo sapevo. Ti volevo chiedere, possiamo giocare ai Nerf? E i Nerf cosa sono? Quelli. Quelli cosa? Le pistoline per sparare. Ah! No, non potete giocare con i Nerf. L'ultima volta mi avete spaccato mezza casa e vi fate sempre male. Fate solo danni con i Nerf. Vabbè. Amicetti, io adesso devo andare a fare la spesa e devo lasciare già Derichi da soli. Sapete che faccio prima di andare? Nascondo i Nerf. Sì, perché quei fucili sono pericolosi. Sono il diavolo. Vado a prenderli e li metto via. Allora, eccoli qua, i Nerf. Col cavolo. Adesso li mettiamo via tutti. Li nascondiamo tutto, neanche uno, neanche uno ne rimane qui. Ok, e dove li nascondo? Giù in taverna. Vado. Abbiamo nascosto i Nerf giù in taverna. Ricky, senti, io sto andando a fare la spesa, ti avevo detto che oggi te l'avrei lasciato già da un'oretta. Mi raccomando, ho fatto sparire i Nerf, perché non mi fido di voi due, carini, ok? Vedete di fare dei giochi intelligenti per una volta. Anzi, 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 ci sono da fare i piatti e da dare una passata ai pavimenti. E per favore fatemi trovare la casa in ordine, ok? Grazie. Ricky, io so la mamma dove ha messo i Nerf. Veramente? Dove? Giù in taverna. Sì, dai, andiamo a prenderli. Andiamo. I nostri bellissimi Nerf sono tutti qua dentro. Sì, quanti colpi che ci sono. Non questo. Sì, guarda, questo qua era il mio preferito. Vabbè, mi prendo questo che è molto più bello. E io anche. Aiuto! Prendo. Ricky, ma andiamo fuori? Sì, è vero, andiamo fuori a giocare con i Nerf, mi contentissimo. Ma la mamma non ci aveva mica detto di fare i piatti, sistemare un po' le cose. Cavolo. Sì, ci abbiamo tutto il tempo. Certo, vero, dai. Mettiamo le giacche. Andiamo, dai, Ricky. Aspetta. Arrivo, devo cliccare. Andiamo, ciao. Dove sarà Giada? Adesso la vado a cercare. Ha. Quel babbeo pensa di battermi, invece no. Pensa di fregarmi quello là. Io lo so che è dietro la palma. Adesso vado. Dove sarà Giada? Sarà proprio qui! Oddio! Peccata! Io vado su dal terreno! Cosa? No, anch'io! No, vuole salire qui su dal terreno! Uiii! Faltalo, faltalo! Sul tetto è caduto! Ok, ricomincia. Pausa finita, ricomincia la guerra. No, ti prendo. Ho finito i colpi. Ora mi suicido. Sei mio. Che male. Sto morendo dissanguato. Ho
Ho vinto! Giada, forse è meglio rientrare. Si sta facendo buio, finiamo di giocare in casa, dai. Sì, dai, andiamo! È là in cucina e non mi ha visto. Adesso la beccherò e le farò tanto male. Miriamo e... Oddio! L'ho beccata nell'occhio! Oh no! Oddio! Ma cos'è successo qua? Cos'è successo? No, sei piena di sangue nell'occhio! Allora, adesso ti prendo e andiamo subito in bagno a medicarci, eh? Sì, 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 tranquilla, tranquilla. Guarisci, guarisci, guarisce tutto. Andiamo, andiamo. Eccoci, eccoci. Allora, ti appoggio un attimo qua e vado a prendere le garze e torno subito, ok? Stai buona, eh? Allora, tranquilla, tranquilla. No, la mamma non deve assolutamente scoprirlo. Adesso tamponiamo un pochino qua. Allora, ok. Togliamo un po' questo sangue. Ok, tienilo. Ma fermo, intanto io preparo la fasciatura. Allora, adesso farà un po' male, però dobbiamo fasciarlo. Ok, va bene così. Perfetto, manca un po' di scotch. Ricky, ma smettila! No, Giada, questa garza serve. Ti fermavo qua, sennò adesso rischia di fare infezione. Smettila, non vuole mai fare le cose che servono questa bambina. Speriamo solo che la mamma non mi scopra. Come farò a nasconderglielo? Mi ammazzerà sicuramente. Ok, dobbiamo ragazzi, un sacco di disinfettare. Sono a casa. Oh no, è arrivata. Oh no, Giada, zitta, mamma. Zitta qua. No, non andare dalla mamma. Non lo devi sapere. Ma cosa? No. Cos'è successo? No, niente, niente. Ma cos'è questa roba in giro? Stavamo giocando e lei si è messa così per giocare. Giada? Cosa? Bianco. No, niente, niente. Ma ragazzi, cos'è successo? Giada, ma cos'hai all'occhio? Ma perché c'è in giro? Ma cos'è? Cosa avete combinato? Sempre a combinare guai! Io avevo detto in ARP, no! Togliti di qua! Togliti di qua! Giada! Ma santo cielo! Ma vi siete impazziti? Ma vi siete impazziti? Poteva rimanere cieca! Ti fa male? Sì. Hai disinfettato, Ricky? Sì, 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 assolutamente, ho disinfettato no, benissimo. No, non l'ho disinfettato. No, no, è vero, no, le ho messo la garza. Allora, tieni qua la garzetta. L'ho medicata. Cosa avete combinato? Allora, aspettate un attimo, vado a prendere il necessario. Ok, ma cos'è questa? Ma cosa avete... Cosa avete rotto qua? Ma siete impazziti, vi tagliate anche i piedi, i gatti. Poverini, ma... Non avete fatto niente in casa! Non avete riordinato! Siete impunizzate tutta la vita! Io quasi quasi me la squaglio! Vado in camera mia! No! 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 Tu devi solo stare zitta, eh! Dopo quello che avete combinato! Vieni qua! Disinfettiamo questo... Spera che non ci siano da mettere i punti, guarda, spera. Allora, tienilo con la manina. No. Lascia agire il disinfettante. Tienilo lì deve stare. Amicetti, ma a voi sembra giusto che ogni volta che devo fare la spesa, che esco un attimo, che faccio qualsiasi cosa, che c'è Emma, che c'è Vicky, che ci sono tutti i suoi amici, chiunque... Succede sempre qualcosa? A me mi sembra impossibile questa vita. Si lamenta pure, si lamenta. Ok, Giada. Secondo me non c'è da mettere i punti, grazie al cielo. Però, mi raccomando, smettete, ragazzi, ragazze, chiunque in ascolto, bambini, bambine. Per favore, non fate spaventare i genitori. Guardate qua cosa succede. Metti qua la manina. Tampona. Lo so che fa male, ma grazie al cielo non c'è da andare all'ospedale, perché se ti beccava nell'occhio, adesso era un bel casino.
Dunque, io quello che voglio dirvi, si può giocare con i Nerf, sono anche divertenti, ma uno, non si mira alla faccia, due, bisogna stare attenti, tre, ci deve essere sempre un adulto responsabile che non si chiami Riccardo. Vuoi dire qualcosa tu agli amicetti? Ascoltate sempre la mamma e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Al prossimo video. E adesso vado a vedere Riccardo dove è finito. Riccardo!